Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio delle storie del Baciccia, racconti di stelle passate, presenti e future nella storia della Samp. Come prima cosa ragazzi ci tengo a ringraziarvi per il favoloso supporto che avete dato al primo episodio di questa serie. Tutte queste visualizzazioni ci porteranno sicuramente a tentare di migliorare contenuti e qualità dei video, nella speranza di riuscirci e che possano piacervi sempre di più. Oggi ragazzi sono qui con voi per raccontarvi una delle stelle più brillanti di tutto il firmamento blu cerchiato. Una stella il cui bagliore è purtroppo solo un ricordo, dato che si è spenta nel 2014. Tuttavia è proprio grazie ai ricordi di tifosi, addetti ai lavori e amanti del calcio in generale che Vujadin Boskov dalla storia del pallone non sparirà mai. Ed è proprio di lui che oggi vi racconto la storia. Nasce nel 1931 a Bežec, una piccola cittadina facente parte della Jugoslavia a 15 km da Vojvodina, territorio che adesso fa parte della Serbia. Ed è proprio a Vojvodina che Boskov muove i primi passi da calciatore. Ci gioca per 10 anni, dal 1950 al 1960. Alla fine di quell'esperienza inizia a vestire la maglietta della Samp per una stagione, collezionando 13 presenze e un gol a causa di un infortunio. Alla fine di quell'esperienza andrà a giocare per lo Young Fellow Zurich, una piccola squadra svizzera. Alla fine dell'unica stagione che farà da calciatore nella società, diventerà allenatore della piccola società elvetica. Allenatore e calciatore per la prima stagione. C'è una scena abbastanza divertente, tra l'altro, nella quale l'allenatore subisce un colpo durante un allenamento ed è costretto ad abbandonarlo, lasciando il fischietto a Boskov e facendogli dirigere l'ultima parte dell'allenamento. Alla fine di quell'esperienza, Boskov tornerà ad allenare il suo Vojvodina, la sua squadra, la sua terra natia sostanzialmente, ed è lì che nel 1965-66 compie un'impresa incredibile. Difatti il Vojvodina vince il suo unico campionato serbo. Alla fine di quell'esperienza le sue prestazioni non passano inosservate e nel 1970, a soli 40 anni, è chiamato ad allenare la squadra nazionale della Jugoslavia. Ed è qui che nel 1972, nel campionato europeo corrente in quell'anno, compie un'impresa. Passa da primo un girone di ferro. All'interno del girone infatti ci sono l'Olanda del calcio totale e la Germania Est. Riesce ad arrivare primo e a passare il suddetto girone, tuttavia venendo poi eliminato alla fase eliminazione diretta dall'Unione Sovietica. Alla fine di quell'esperienza inizia ad allenare in Olanda, lo fa all'Ado Den Haag. La squadra dei cigni olandesi, con lui in panchina, riesce a vincere la sua prima Coppa d'Olanda. In seguito raggiungerà anche la Coppa UEFA, venendo tuttavia eliminato ai quarti dall'West Ham. Queste prestazioni convincono il Feyenoord di Rotterdam a firmare il tecnico. Boskov, dopo una prima stagione dove di nuovo arriva ai quarti di finale di Coppa UEFA e conquista il quarto posto in Olanda, non riesce la stagione successiva a mantenere gli stessi risultati. La squadra raggiunge infatti solo il 12° posto, il che porta la squadra a terminare il rapporto con Boskov, che inizia il suo girovagare in Spagna, prima al Real Saragozza e poi addirittura a Los Blancos, al Real Madrid, dove riesce a conquistare un campionato spagnolo, due coppe di Spagna ed arrivare in finale di Coppa dei Campioni, venendo però sconfitto. Alla fine di quell'esperienza firma con lo Sporting Gijón e dopo aver allenato i Rojiblancos spagnoli decide di firmare con l'Ascoli, che allena per due stagioni fino al 1986, dove un presidente della Serie A, un certo Paolo Mantovani, dopo una stagione abbastanza deludente della sua squadra, la Sampdoria, guidata da Eugenio Bersellini, che l'ha portata al 12° posto, decide di firmare Vujadin Boskov come nuovo tecnico. La stagione corrente, appunto quella del 1986, Boskov arriva sesto in campionato, riuscendo a rialzare un minimo l'onore della Samp. La stagione successiva non ricopre più il ruolo di tecnico però, diventa infatti direttore tecnico della società, con Narciso Pezzotti ad allenare la squadra. Conquista un quarto posto e vince la Coppa Italia. La stagione successiva conquista un quinto posto, vincendo nuovamente la Coppa Italia e arrivando in finale di Coppa delle Coppe. La stagione successiva, con ancora Narciso Pezzotti in panchina e Boskov a dirigere la squadra, la Samp arriva in finale di Coppa delle Coppe, in finale di Coppa Italia. Durante la stagione 1990-91 Boskov ricopre il ruolo di tecnico della squadra e in quella posizione fa molto molto bene. La squadra infatti è composta da Dossena, c'è Michailenko, che è stato voluto fortemente da Vujadin Boskov, mediano che proviene appunto dall'Ucraina, ma soprattutto il reparto che fa più impressione è quello dell'attacco. Lì davanti ci sono Mancini e Vialli, i gemelli del gol. Vialli alla fine del quel campionato risulterà essere il capocannoniere, realizzando 19 reti, e Mancini arriverà in doppia cifra anch'egli.
la squadra riesce a raggiungere il suo primo scudetto e lo fa vincendo 3-0 con il Lecce, confermando la vittoria dello scudetto, distanziando di 5 punti le milanesi, il Milan e l'Inter, nonostante lo scudetto d'inverno fosse stato vinto appunto dai nerazzurri. La Samp in Europa non riesce ad arrivare fino in fondo, ma questo non debilita assolutamente la squadra, che anzi alle sconfitte europee risponde in campionato, riuscendo a mantenere una qual certa continuità e portando alla fine la Supercoppa italiana. Boskov alla fine di quella stagione allenerà la Samp per un'altra volta, arriverà sesto in campionato e alla fine terminerà quel suo ciclo alla Sampdoria. Arriverà ad allenare la Roma, non porterà ad ottimi risultati, ma che sicuramente farà parte della sua storia, poiché come tutti sapete Boskov non è solo ricordato per il grande apporto che ha dato al calcio, ma soprattutto per le sue massime, per le sue perle, insomma, per le sue frasi relative al calcio. E in un'intervista alla fine di una sconfitta della sua squadra, la Roma, dirà: "Noi abbiamo giocato proprio male". Difatti Boskov non ha mai avuto peli sulla lingua per quanto concerne le interviste. Alla fine dell'esperienza a Roma andrà a allenare il Napoli, allenerà poi il Servette, poi ci sarà un fugace ritorno alla Sampdoria, prendendo la squadra in corso e concludendo al nono posto. E alla fine concluderà la sua carriera da tecnico come CT della Jugoslavia. Il suo ultimo incarico infatti sarà nell'anno 2000, all'inizio del nuovo millennio, ed è proprio qui che decide di concludere la sua carriera da allenatore. Come ho citato prima, Boskov è sicuramente anche ricordato per tutte le sue grandissime frasi, le sue grandissime citazioni, e difatti ce ne sono diverse. Alcune, per esempio, in risposta abbastanza tagliente ad alcune interviste che gli venivano fatte in post partita. Per esempio, rigore è quando arbitro fischia, o rigore è quando arbitro dà. E c'è una grande frase che sicuramente farà sorridere tanti di voi, che però gli è stata affibbiata, perché effettivamente non ci sono prove che Boskov abbia mai pronunciato quella frase. Tuttavia sicuramente fa sorridere, e quindi sono qui a citarvela. Uomo che preferisce stare con la moglie rispetto che birra gelata e finale di Champions è sicuramente grande amatore, ma non grande uomo. Con questa frase ci tengo a farvi riconoscere l'importanza di alcuni uomini nella storia del calcio, poiché sicuramente Boskov è ricordato sia sotto un'ala ironica, sia sotto un'ala di importanza, sotto un bagliore di importanza, dai tifosi della Samp e da chiunque che lo ricorda con gioia e felicità nella storia del calcio italiano e non. Difatti in ogni squadra della quale ha lasciato la panchina è sempre rimasto in buoni rapporti. Per esempio la panchina del Feyenoord, dove era stato accolto con grande affetto, tuttavia ha dovuto lasciare la panchina per alcuni problemi relativi a una legge sugli immigrati, oppure quando ha lasciato la panchina della Jugoslavia, nonostante i tifosi decidessero o almeno spingessero per lui come direttore tecnico, tuttavia purtroppo ha dovuto lasciare la posizione a causa di alcuni dissapori con il regime di Tito. È rimasto ovviamente nei cuori dei tifosi della Samp, di tutta la dirigenza della Samp, per il grande affetto, il grande supporto e soprattutto lo scudetto vinto. Detto questo ragazzi, io spero che il video su Fujadin Boskov vi sia piaciuto, spero che anche i prossimi episodi possano piacervi e che insomma possiate continuare a dare il fantastico supporto che avete già dato al primo episodio e che spero ci sarà anche per questo secondo. Detto questo ragazzi, io vi saluto e vi auguro insomma una buona esperienza sul canale di Memo Sampdoria. Ciao ragazzi!